Ciao a tutti gli amici di Feltrinelli. Sono qui in questa quarantena a consigliarvi un libro che sto leggendo, si chiama Body Calling di Pierluigi De Palma. Un libro che mi ha colpito perché parla di verità, parla di Bari come una città del rock, della musica e io spero di vedere Bari molto presto, spero che l'estate ci veda rifiorire, che il tour avvenga, ancora le date non sono state cancellate, Bari è una di quelle città che spero di poter visitare presto e nell'attesa leggo questo libro, c'è un passaggio che mi ha colpito molto nella storia di questo autore, ve lo leggo. Qualche anno dopo sarei stato definito un tipo, ma quell'estate le sfumature non valevano, ero semplicemente brutto. In un secondo capii che questo significava molte cose, capii ad esempio che mi attendeva una vita sentimentale in salita. Con ogni evidenza, partivo svantaggiato e avrei dovuto lavorare sodo, trovare altre vie, percorsi più tortuosi, bluffare e aspettare tempi migliori, quelli in cui i belli avrebbero sicuramente mostrato la fragilità delle loro caduche virtù e noi brutti avremmo conquistato il posto a cui avevamo diritto. Beh, insomma, spero che questa frase vi inviti a leggere questo libro che sto leggendo con un segnalibro dei Promessi Sposi che ho riletto recentemente perché la nostra storia si ripete e vi leggo anche la citazione che ho stampato. Una delle più grandi consolazioni di questa vita è l'amicizia. E una delle consolazioni dell'amicizia è quell'avere a cui confidare un segreto. Ora, gli amici non sono a due come gli sposi, ognuno generalmente parlando ne ha più di uno. Ci sono degli uomini privilegiati che li contano a centinaia. E in questo periodo questa frase, utile più che mai, ve la dedico. Rimaniamo a casa e vogliamoci bene veramente, abbracciamoci anche con la lettura. Ciao!